La scena che commento è tratta dal film Il Signore delle Mosche del 1990, che a sua volta è tratto dall'omonimo romanzo di William Golding. La trama racconta di un gruppo di cadetti che fanno naufragio e devono organizzarsi, nello specifico il gruppo dei cacciatori e di un solitario che non appartiene a nessuno dei gruppi. Questa scena condensa in profondità i meccanismi del male e della complicità. Questi meccanismi, più che passare attraverso le parole, passano attraverso i gesti, con gli atteggiamenti, con il silenzio. E per questo credo che il modo migliore di svelarli, piuttosto che parlarne, sia mostrarli. Vediamo la scena. Vi invito soprattutto ad osservare gli atteggiamenti e le interazioni non verbali tra i componenti del gruppo. Fa vedere. No, più a punta, se no a che serve? Io la mia lancia l'ho appuntita dalle due parti. Sì, ma aguzzale ancora. Ci vuole furbizia, non so, una trappola. Ma prima come si fa a stanarlo? Col fumo si fa. Trovi la sua tana e accendi un po' di fuoco. Io la provo su una cosa in movimento. Accidenti. Funziona. E quando andiamo? Quando pensi che è meglio? Prima dell'alba si va a caccia, per trovarli che dormono. Il primo a entrare in scena è Simon, il ragazzo che ha addomesticato il camaleonte. Simon non fa parte di nessun gruppo, è un individualista. I suoi interessi sono più di tipo intellettivo, non sente il bisogno di appartenenza. Preferisce capire che provare emozioni. Lui si disinteressa del gruppo e il gruppo si disinteressa di lui. Non è un gregario, guarda al gruppo per capirlo, non per farne parte. Quando subisce il male, preferisce tenerselo per sé piuttosto che entrare in contatto con un mondo di cui non comprende affatto le dinamiche. Jack è il leader del gruppo, è quello che sa come si fa. Il gruppo è un gruppo d'azione e tutti i membri del gruppo gli riconoscono questa capacità. È lui che dà unità al gruppo e da lui tutti si aspettano approvazione. Il terzo a entrare in scena è Roger, è lui l'artefice del male in questa scena. Un ragazzo istintivo, fra il dire lo provo con qualcosa in movimento e farlo non c'è soluzione temporale. È privo di qualsiasi empatia. Fa il male senza pensarci, ma soprattutto senza sentirlo. Non sente il dolore del camaleonte e non sente il dolore di Simon. Compiuta l'azione, entrano in gioco le reazioni del gruppo. Non è il leader che compie l'azione cattiva, quindi la prima cosa che tutti i membri del gruppo vogliono capire è come atteggiarsi nei confronti di ciò che è accaduto. Ed è indicativo che gli sguardi dei ragazzi si incrocino con quelli di Jack, ma non si fissino. Jack deve prendere una decisione e ha tre possibilità. Mettersi contro Roger, approvare Roger dandogli maggiore peso, oppure, infine, far finta di niente. E Jack sceglie questa terza opzione. I membri del gruppo, che come si vede hanno ritenuto l'azione di Roger cattiva, adesso dovrebbero prendere una posizione di rottura, non solo verso Roger, ma anche nei confronti di Jack, che è il leader del gruppo. Ci vuole molta autonomia per fare questo, e i membri del gruppo sono troppo giovani, e inoltre il gruppo è un gruppo ad alta coesione. E più il gruppo è coeso, più è difficile prendere posizioni contro. Poi, se fai parte del gruppo, probabilmente è perché ne sei dipendente, se no faresti come fa Simon. Il fatto non viene commentato, il silenzio seppellisce l'accaduto ed ora sono tutti più complici. E diventa più difficile prendere
prendere le distanze e dissociarsi, perché ognuno si dirà e gli diranno: se non l'hai detto subito, perché lo stai dicendo ora?